Tra i programmi del PNRR c'è una, diciamo, nei fondi destinati al Ministero della Transizione Ecologica e ad interventi di economia circolare c'è un capitolo proprio dedicato allo sviluppo o all'ampliamento, all'ammodernamento di impianti di gestione del pannello fotovoltaico, perché il legislatore si è reso conto che nel futuro i moduli fotovoltaici dismessi da gestire cresceranno e quindi ci sarà bisogno anche di un'infrastrutturazione di impianti maggiore rispetto a quella che c'è oggi, per cui ci sono anche dei fondi a disposizione di imprenditori, di imprese che vogliono sviluppare questo, questo aspetto. Fondamentale è uno dei, dei compiti principali di un sistema collettivo, di un consorzio, in generale di un operatore serio che oggi lavora ne, nell'ambito rifiuto. Non solamente come obbligo normativo, come obbligo introdotto dal GSE, che ha diciamo implementato una procedura molto complessa di gestione della tracciabilità, giustamente per avere la garanzia che i moduli fotovoltaici a fine vita siano gestiti nella maniera corretta. Quindi, non è solo una questione di, honor, di obblighi normativi, ma è proprio una questione di affidarsi a soggetti seri che sappiano quello che avviene dei propri moduli a fine vita che possano contare su organizzazioni che hanno delle filiere certificate in termini di qualità del trattamento, in termini di affidabilità finanziaria, economica ed operativa dei fornitori scelti, che sappiano diciamo, quali sono tutti e i tanti obblighi di tipo operativo e normativo legati alla gestione di un rifiuto, gli obblighi di tracciabilità, gli obblighi di comunicazione, di corretta tenuta delle scritture ambientali. Quindi anche per le ricadute in tema potenzialmente anche penale o in tema 231 in capo all'impresa e in tema di mantenimento delle certificazioni ISO, veramente oggi è fondamentale potersi diciamo, affidare i propri rifiuti a dei soggetti, a dei professionisti che sappiano come gestirli nella maniera corretta.